Quali erano gli scopi e insieme i vantaggi di questa gestione differenziata dei territori conquistati? Erano sostanzialmente tre. La diversificazione di trattamento, che rispondeva al principio del divide et impera, dividi e comanda, impediva ai territori conquistati di fare fronte comune contro Roma. La colonizzazione consentiva una più ampia romanizzazione e un controllo più stretto dei territori conquistati. La federazione obbligava le città alleate a fornire truppe, per cui Roma poteva contare sempre su un solido supporto militare. Nel 270 a.C., una città-stato come Roma si trovava dunque a gestire il territorio dell'Italia centro-meridionale, un territorio abbastanza ampio e abitato da comunità diverse sotto molti aspetti. Per mantenere il controllo e assicurare un'amministrazione stabile nel tempo, oltre alla gestione differenziata, Roma mise in atto due strategie. Da una parte, la costruzione di un'imponente rete viaria che collegava tutte le città a Roma e che era finalizzata a consentire il rapido spostamento delle truppe, fondamentale per il controllo del territorio. Dall'altra, l'urbanizzazione, che avveniva attraverso la fondazione di nuove città in tutto e per tutto simili al modello urbanistico della capitale, Roma. That's all, folks.